Amici, buongiorno e bentornati all'appuntamento con Vera Mattina. Anche oggi affronteremo tanti argomenti interessanti, avremo tante tante rubriche tutte per voi. Partiamo subito con la prima, dedicata alla medicina pratica, e ci occupiamo subito di cos'è un impianto dentale, sfatiamo un po' i miti e le false notizie. Lo facciamo con il dottor Christian Sabbione e Matteo Di Bella. Buongiorno. Buongiorno dottoressa, Buongiorno. buongiorno. Allora, partiamo subito con lo spiegare agli amici a casa che cos'è un impianto dentale. Allora, un impianto dentale è una piccola vitina di titanio che viene inserita al posto dei denti quando essi mancano. Quindi, quando manca un dente che viene perso per carie, per un trauma oppure per parodontite, o quando il paziente è completamente edentulo, cioè mancano tutti i denti. Grazie a questi impianti abbiamo la possibilità di ritornare ad avere una dentatura fissa uguale, anzi forse migliore, a quella precedente naturale. Cos'è cambiato rispetto a 10-15 anni fa? Allora, rispetto a 10-15 anni fa, è tutto molto meno invasivo, quindi le tecniche ci permettono di fare tutto più velocemente e in modo indolore, perché gli impianti hanno delle misure molto ridotte, quindi si parla anche di 8 mm. Hanno dei diametri ridotti e quindi il sito ricevente, cioè il punto della bocca dove viene inserita questa piccola vitina, può avere anche una piccolissima quantità di osso. Quindi tutti i pazienti possono inserire gli impianti in maniera indolore. Pensiamo che per mettere un impianto sono sufficienti solo 15 minuti. E in ultimo, diciamo che nel caso mancasse dell'osso, esiste dell'osso sintetico, quindi totalmente, diciamo, di sintesi, che viene inserito nella stessa zona dove viene messo l'impianto nello stesso momento e sotto forma di una polverina, e quindi è tutto sempre meno invasivo, non si fanno più gli innesti di una volta che vengono prelevati dal nostro corpo. Quando vengono utilizzati gli impianti? Quando si utilizzano? Allora, gli impianti si utilizzano quando c'è un paziente che ha il desiderio e ha la possibilità di mangiare con una dentatura fissa. Quindi arriva una persona con una dentiera o con una dentiera parziale. Non riesce più a mangiare, a sorridere, ha una mancanza di denti e quindi in quel caso con soli 4 o 6 impianti può avere una dentatura fissa in ceramica. In alcuni casi, per esempio, quando una persona ha un trauma, quindi cade dalla bicicletta e si rompe il cosiddetto incisivo, il dente davanti, anche lì in quel caso, grazie a un intervento veloce, può in 15 minuti inserire un impianto e anche un provvisorio fisso in modo da tornare a sorridere. Ci diceva praticamente che con questa nuova tecnologia è anche meno doloroso e meno invasivo fare un intervento di questo tipo. Assolutamente. Diciamo che le due grandi, grandissime novità che ci sono oggi, come vediamo anche dalle immagini, sono innanzitutto la possibilità di fare degli interventi senza nemmeno aprire i lembi, quindi addirittura in alcuni casi, quando possibile, quando c'è una buona gengiva del paziente, è possibile fare l'intervento, si chiama flapless, cioè senza lembo, quindi senza nemmeno spunti di suture, senza assolutamente che il paziente si accorga della problematica dell'impianto, dell'intervento. È diventato un qualcosa di rutinario, addirittura più veloce e meno fastidioso di un'otturazione. Inoltre, il carico immediato, che vuol dire l'inserimento di una protesi provvisoria sopra l'impianto, nello stesso momento in cui viene realizzata, inserita la fixture. Quindi, nei casi, sia di trauma, anche nei casi in cui, un dente o si rompa o ci sia una carie, molto, molto grossa, o un problema parodontale, si estrae il dente e il giorno stesso, il paziente esce con il proprio dente inserito in loco. Nel caso invece di un impianto completo, in quante sedute si riesce, diciamo, a completare il La tutto? dentatura, l'arcata completa è, diciamo, l'intervento che è più favorevole a quello che è il carico immediato, perché le forze vengono distribuite tra tutti gli impianti e quindi c'è proprio la situazione ideale per effettuare un carico immediato. Dunque, in una sola seduta, in poche ore, vengono inseriti tutti gli impianti, viene inserita tutta l'arcata fissa. E poi provvisorio ovviamente, poi dopo circa 3 mesi, 4 mesi, nel momento in cui si è stabilizzata la situazione, in un paio di sedute viene realizzato il definitivo, che è in ceramica. Questo impianto definitivo lo possiamo considerare permanente?
Allora, sì, ovviamente è molto importante ricordarsi che come i denti naturali permanenti, anche gli impianti necessitano di una cura regolare, una cura, gli impianti non si possono cariare, ma possono sviluppare dei problemi parodontali, esattamente come succede al dente naturale, ed è quindi necessario sottoporsi a visite di igiene regolari. Con delle strumentazioni specifiche, oggi fatte apposta, ci sono dei protocolli che servono proprio per andare a disinfettare la parete dell'impianto con delle polverine microscopiche e disinfettanti che vanno al di sotto del solco tra impianto e gengiva, che nel tempo consentono di mantenere la salute degli impianti. Quanto è importante utilizzare il materiale, diciamo, di qualità nella realizzazione dell'impianto? È uno degli aspetti fondamentali. Innanzitutto, una delle caratteristiche più importanti per avere un successo implantare sia a breve termine, cioè l'integrazione immediata dell'impianto, sia a lungo termine, cioè la sopravvivenza dell'impianto e il fatto che non si creino queste problematiche dell'osso, è dovuta soprattutto al tipo di trattamento della superficie dell'impianto, oltre che alla geometria implantare, e ad alcune caratteristiche stesse del materiale utilizzato. Quindi è importantissimo affidarsi a brand conosciuti, a brand, ci sono molte case implantari di altissima qualità, e quindi è assolutamente sconsigliabile utilizzare dei materiali di nicchia, insomma di brand sconosciuti. E poi è importante utilizzare dei materiali che sono quelli della ceramica di alta qualità, perché impediscono di avere delle fratture o che queste protesi si rovinino nel tempo. Gli interventi di impiantistica dentale possono presentare delle controindicazioni? Allora, sì, certamente esistono delle controindicazioni, alcune controindicazioni sono delle controindicazioni assolute, e altre sono delle controindicazioni, diciamo, relative, quindi che possono essere trattate e dopo il trattamento di queste controindicazioni si può intervenire con l'implantologia. Ovviamente bisogna sempre effettuare degli esami accurati e approfonditi prima di sottoporsi a un impianto dentale, anche fosse un singolo impianto, e quindi affidarsi a dei professionisti e non a qualcuno di improvvisato, professionisti esperti che da molti anni eseguono questi interventi. Sono in Dottore, grado di su 100 sapere i persone che casi decidono. Prego, prego. in cui sono da evitare appunto gli impianti. Prego. Chiedevo, su 100 persone che decidono di rifare l'impianto, quanti sono poi realmente soddisfatti? Il 100%, non c'è mai nessuno che non è soddisfatto, quindi possiamo affermare che chiunque si sottoponga ad un impianto ha un miglioramento della qualità della vita, dell'estetica e anche della masticazione, quindi è un intervento totalmente sicuro che soddisfa il 100% dei pazienti. Cosa bisogna sapere prima di fare un impianto? Allora, bisogna sapere che è necessario fare colazione. È necessario fare una cosiddetta copertura o profilassi antibiotica, quindi si prende una compressa di antibiotico sempre sotto indicazione del medico e valutando eventuali allergie, e per il resto non c'è nessun problema. È come l'anestesia è la stessa che viene fatta per una semplice otturazione. Per quanto riguarda questi impianti, cioè nel senso, hanno una garanzia? Anche perché immagino che costi. Sì. Sì, ricordiamo che innanzitutto esiste anche in letteratura un fallimento degli impianti che è di meno dell'1%. Vuol dire che alle volte si sentono questi pazienti che hanno avuto delle sovrainfezioni. Non esiste il rigetto degli impianti perché la superficie implantare è biocompatibile, quindi non può esserci un rigetto, ma esiste una possibilità di sovrainfezione, come dicevamo prima, dovuta a delle superfici implantari non corrette, non congrue, o a degli errori dell'operatore durante l'intervento. Nei casi in cui vengano invece seguite tutte le regole, seguite le prescrizioni farmacologiche da parte del paziente, allora il successo implantare si avvicina al 100%. Nel caso in cui ci fossero degli insuccessi, si provvede al rifacimento dell'intervento con una garanzia. Gli impianti nell'osso
hanno una garanzia di 10 anni. Questo non vuol dire che durano 10 anni e poi c'è una scadenza, ma che nei 10 anni in cui sono stati effettuati, vengono eventualmente ci dovesse essere un insuccesso che è meno dell'1%, vengono rifatti in garanzia e dunque è per questo che alla fine esiste un 100% di pazienti soddisfatti, perché quei pochi meno dell'1% che hanno delle complicanze vengono risolti con un secondo intervento gratuito che risolve la situazione. Invece andiamo ora a sfatare i falsi miti. Ok, allora di solito si pensa sempre che effettuare un impianto sia una cosa dolorosa e che sia una cosa molto costosa, no? Quindi questi qua sono per esempio due miti che vanno sfatati perché, come dicevamo, con un'anestesia leggera e con un intervento molto veloce, poco invasivo, viene inserito l'impianto. Poi al giorno d'oggi, per fortuna, anche per i pazienti si sono ridotti comunque i costi perché sono da 40 anni che questi impianti vengono utilizzati e codificati. Quindi prima dalla scuola svedese di Brannemark e poi da tutto il mondo, quindi si sono diffusi così tanto che per fortuna si sono ridotti anche i costi proprio dei pezzi in sé e anche di Quindi tutto il su che materiale che cifra serve per siamo, fare. dottore? Ma un impianto di solito costa 800 euro, quindi diciamo questa è la cifra che... E poi a questi 800 euro c'è da aggiungere il costo della corona che viene utilizzata, quindi circa 500 euro. Altri miti da Per il sfatare? costo dell'impianto ci sarebbe tutto un capitolo da affrontare, insomma, ci sono tutti i costi fissi, che sono tutta la parte di materiale, come dicevamo prima, di qualità da utilizzare, e un personale formato, tutti strumenti ovviamente sterili, strumentazioni che aiutano ad effettuare l'intervento in sicurezza, perché è ovvio che dipende sempre dalle percentuali di successo che vogliamo avere. Se vogliamo avere una percentuale di successo intorno al 100%, dobbiamo utilizzare degli strumenti avanzati che hanno un costo. Se invece facciamo l'implantologia come si faceva 50 anni fa ed è possibile farlo, i costi saranno molto ridotti, però le percentuali di successo sono molto più basse. Quindi è sempre una questione di rischio che si è disposti a correre, e sulla salute conviene non correre dei rischi. Ci sono Dunque, anche, dottore, altre false notizie che magari troviamo sì. sul web e che Sì, vogliamo per magari. esempio, il fatto appunto di cui parlavamo prima del rigetto, cioè il rigetto è un qualcosa è quando si impianta un organo in una persona e questo non viene accolto da questo paziente ricevente. Mentre per quanto riguarda l'impianto, come diceva prima il dottor Di Bella, non esiste rigetto, esiste solo una mancata osteointegrazione dell'impianto all'interno del sito osseo. Quindi l'impianto è totalmente sicuro ed è fatto di un materiale che si riveste di, diciamo, ossido che viene poi, attaccato dall'osso, quindi viene inglobato totalmente nell'osso. Quindi nel caso l'impianto non tenesse, quindi in caso di mancata osteointegrazione, questo può essere dovuto a delle procedure invasive di inserimento o ad una sovrainfezione o magari ad un sbagliato calcolo su quanto riguarda il sito ricevente del paziente. Quindi, per quanto riguarda la sicurezza, non esiste rigetto per quanto riguarda l'impianto. Tutto chiaro, dottore. Quindi prima di concludere possiamo assicurare, diciamo, agli ospiti, ai nostri telespettatori che questo intervento, praticamente il mettere questo impianto dentale, è al 100% sicuro. Certo. Diciamo indolore o quasi, nel senso che in qualche modo si riesce a fare, non è poi così doloroso e neanche poi così costoso, giusto? Esatto, sì, io mi permetto di nuovo parlare di questo 100% che ho citato prima, nel senso che tutte le volte in cui il paziente subisce un intervento corretto e l'impianto si integra correttamente, ha dei benefici così grandi che non si ricorda neanche dove sia stato fatto l'impianto e quale sia la differenza tra l'impianto e l'osso. Io mi riferivo a quello, nel senso 100% di soddisfazione quando le cose funzionano benissimo. In Certo, quella piccola dottore. percentuale in cui le cose non funzionano, grazie a questi grandi brand e a queste, diciamo, case che sono scientificamente validate, vi è la possibilità di reinserire l'impianto in maniera totalmente, appunto, coperta da garanzia e quindi si riescono a risolvere anche quelle piccoli inconvenienti che avvengono in qualsiasi attività che sia medica o tecnica. Grazie, grazie per essere stati con noi. Per Grazie a lei, aver dottoressa. dato queste Grazie a lei. informazioni davvero interessanti. Adesso cambiamo totalmente argomento e ci occupiamo di sovraindebitamento come fenomeno sociale e psicologico. Lo facciamo con la dottoressa Flavia Cavallero. Dottoressa, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno. Allora, dottoressa, che cosa si intende per sovraindebitamento? Allora, il sovraindebitamento è una situazione particolare, dobbiamo fare attenzione a non confonderlo con la questione dei debiti, no? Oggi siamo abbastanza abituati ad avere a che fare con il debito. Pensiamo all'acquisto di una macchina, pensiamo al mutuo per la casa, per citare le due situazioni principali. Allora, quella è una situazione di debito. Ho fatto un acquisto, ma non l'ho pagato nel momento in cui ho ritirato il mio bene, che sia mobile o che sia immobile. Non è neanche quella situazione in cui, avendo dei debiti per qualsiasi motivazione, mi trovo in una situazione di difficoltà, per cui non riesco a pagare alcune rate. In quel caso sarò moroso, sarò appunto un debitore moroso, ma non sono sovraindebitato. La legge ci definisce sovraindebitati quando siamo in una situazione di debiti e non abbiamo la possibilità di onorarli né con il denaro e né con il nostro patrimonio, quindi nemmeno vendendo dei nostri beni mobili o immobili che siano. Quindi, dottoressa, è una situazione abbastanza grave, possiamo definirla. Una situazione parecchio grave, ma forse è anche molto interessante dire che è tanto grave quanto diffusa, sempre di più. Quindi il numero delle persone sovraindebitate sta crescendo in maniera esponenziale. Quante sono le persone sovraindebitate in Italia attualmente, dottoressa? Allora, la percentuale esatta non gliela so dire, si parla di numeri veramente molto alti. E si parla di una questione trasversale che non vede differenza di sesso, di tipologia di lavoro. E tra queste persone non ci sono solo situazioni individuali, ma anche molte situazioni che riguardano i proprietari di piccole aziende, di piccole imprese. Immaginiamo il negozio di prossimità, ecco, per Quindi, capirci. dottoressa, mi scusi, si fa anche difficoltà quindi a stilare un profilo di una persona più soggetta, diciamo, ad indebitarsi? Le cause sono tante, e noi diciamo che è una questione multifattoriale. Il profilo oggi è, come dire, chiunque si può trovare in una situazione di sovraindebitamento. Sembra, paradossale, ma è proprio così. Ci sono delle questioni, personali. Ci sono delle questioni imprevedibili nella vita di ognuno di noi che poi purtroppo però possono accadere. Ci sono delle questioni sociali, ci sono delle questioni psicologiche. Allora, andiamo per ordine. A livello individuale, cosa può accadere? Può accadere ad esempio che una persona perde il lavoro, eh? Può accadere, che ci siano delle separazioni, dei divorzi e la persona che rimane da sola è quella che magari non lavorava. Può accadere che il consumismo ci ha messi all'interno di un sistema di cui non ci rendiamo nemmeno conto, vogliamo tutto subito e pensiamo che i soldi siano l'ultimo dei problemi, perché ormai è talmente facile reperirli, l'accesso al credito è talmente aperto che non ci si pone più di tanto il problema. Ci sono dei problemi di ordine psicologico, ci possono essere dei disturbi, no? Che possono, come dire, agevolare la tendenza al sovraindebitamento. Mi viene in mente una fase maniacale di una persona che soffre di un disturbo depressivo altalenante, no? Con fasi maniacali e fasi depressive. Ci sono diverse condizioni, per cui stilare il profilo è davvero difficile. Mi viene più facile dire che siamo tutti soggetti. E prima di tutto c'è questa facilità di accesso al credito. Comunque, dottoressa, questo sovraindebitamento può generare ovviamente anche dei problemi, oltre che economici, anche emotivi, immagino.
Sicuramente, quando io dico che mi occupo di sovraindebitamento, spesso la reazione che ottengo dall'altra parte è: cosa c'entri tu che fai la psicologa? Cioè, quello è un problema contabile, no? Non è un problema psicologico, e invece è un problema psicologico prima, durante e dopo. Certo, Prima dottoressa, l'abbiamo perché bisogna visto. avere tutte le forze, insomma, per cercare di affrontare un problema, diciamo, così importante. Non è semplice, assolutamente, bisogna farsi forza. È tutt'altro che semplice, perché poi dopo a cascata da questo problema ne nascono molti altri, no? Prima abbiamo visto passare un'immagine che è quella dello struzzo, no? Che diceva non fare lo struzzo, prendi in mano la situazione. Purtroppo molte volte chi ha problemi di sovraindebitamento invece tende proprio a fare lo struzzo, a nascondere la testa sotto la sabbia e ancor peggio, per coprire un debito ne apre un altro. Quando dicevo c'è troppa facilità di accesso al credito, intendevo proprio questo. Un meccanismo che è psicologico, che se lo rapportiamo a dei disturbi di dipendenza, lo possiamo chiamare il meccanismo dell'assuefazione, è quello di credere che quando non si riesce a coprire un debito se ne possa fare un altro, quindi devo dei soldi alla banca, faccio degli esempi a caso. E non riesco a pagarli, chiedo un finanziamento a una finanziaria per pagare la banca. Ok? E quindi ho aperto un buco per coprirne un altro. Questo è un meccanismo veramente pericoloso ed è uno di quelli che favorisce sicuramente il Da quale poi si fa davvero sovraindebitamento. difficoltà, dottoressa, ad uscire? Eh sì, si fa molta difficoltà. C'è una legge che si chiama legge del sovraindebitamento, che è tristemente conosciuta come legge salva suicidi, e La legge quando io salva cito suicidi. questo, esattamente, quando io la chiamo così, Il allora le protocollo di persone Napoli. capiscono esattamente, capiscono come mai uno psicologo si interessi di sovraindebitamento. Allora, questa legge permette, seguendo un iter particolare, producendo tutta la documentazione necessaria, ovviamente non è una procedura così semplice, però permette di arrivare all'esdebitamento in percentuale o in toto a seconda dei casi. Quello che se ne, l'organismo che se ne occupa si chiama OCC ed è l'organismo di composizione della crisi e io invito chiunque ci stia seguendo che abbia un problema di questo tipo, di andare subito su internet a vedere nel suo territorio quale sia l'organismo di composizione della crisi di riferimento. L'altra opzione è quella di chiedere informazioni a un'associazione di difesa dei consumatori. Io ho incominciato a occuparmi di questa questione proprio attraverso la Federconsumatori, che è in collaborazione sia con gli OCC e sia con organismi tipo la Scialuppa che si occupano di problematiche dell'usura, perché ricordiamoci che quando ci sono grossi problemi di debiti, dall'altra parte ci sono le porte degli usurai che non sono aperte ma sono spalancate. Tutto questo dal punto di vista psicologico possiamo capire facilmente che porta a un carico di stress, di ansia, di depressione, che per farla breve ha fatto sì che questa legge si chiami legge salva suicidi, non a caso. Dottoressa, lei dal punto di vista psicologico, come sostiene, diciamo, i pazienti, le persone che hanno queste problematiche purtroppo? Da dove bisogna partire? Quali sono i consigli che possiamo dare alle persone che ci stanno seguendo e magari purtroppo sono sovraindebitate? Ma i consigli che possiamo dare prima di tutto è quello di parlarne. Perché uno dei primi fenomeni che noi vediamo nei nostri studi è che le persone sovraindebitate tendono a chiudersi tantissimo e molte volte anche a negare, no, la situazione in cui si trovano. Per cui, Perché magari, dottoressa, forse all'inizio pensano di potercela fare, quindi finché non si scopre poi il tutto, magari. certo, come si dice, si arriva fino a raschiare il fondo del barile. Raschiare il fondo del barile poi vuol dire che se ne parla perché si va a bussare alle porte di amici e parenti, perché ad un certo punto i canali, quelli ufficiali delle banche, delle finanziarie, finalmente prima o poi sta porta la chiudono, no?
E allora a quel punto la disperazione fa sì che hai provato a venderti la macchina, ti sei venduto anche gli oggetti di oro che magari per te avevano più un valore affettivo che non un valore economico, a quel punto lì incominci a parlarne con amici barra parenti, ma perché vai a chiedere un ulteriore aiuto economico. Quindi, dottoressa, importante... dicevamo, la prima cosa che bisogna fare è parlare in tempo possibilmente. Poi... Certo. E poi bisogna trovare delle persone di riferimento che ti aiutino in maniera pratica. E qui si aprono due versanti. Uno è il supporto e il sostegno psicologico, che molte volte non è rivolto soltanto alla persona indebitata, ma al nucleo familiare, e poi trovare le persone che, come dicevo prima, possono essere un organismo di composizione della crisi che ti aiutino proprio dal punto di vista fattuale ad affrontare il problema. Dal punto di vista psicologico dobbiamo pensare che quando una persona ha un problema di questo tipo, molte volte dai racconti ci sentiamo dire è proprio cambiato caratterialmente, non è proprio più la persona che conoscevo, e quindi si aprono crisi proprio a livello familiare, per cui l'aiuto psicologico molte volte non è soltanto individuale, ma a livello di coppia, se non addirittura di famiglia. Chiaro, dottoressa, grazie per averci fatto conoscere questa realtà e aver indirizzato magari qualche telespettatore interessato alla cosa, insomma, nel modo più corretto. Grazie per essere stata con noi, io vado in pubblicità e noi ci vediamo tra pochissimo. Grazie a voi, arrivederci. Siamo tornati amici con la nostra bella rubrica Buon compleanno, sigla. Andiamo subito da Barbara Morris, direttrice di Gossip News, andiamo a scoprire chi sono i VIP che compiono gli anni oggi. E buongiorno a tutti, oggi 20 ottobre siamo pronti per altri tre super compleanni. Cominciamo da un mito italiano, un mito per quanto riguarda il settore cinematografico. Parliamo di lei, Valeria Fabrizi. Valeria Fabrizi è stata senza dubbio una delle attrici più amate del nostro paese e non è assolutamente difficile capirne il motivo, visto che durante il corso di questi anni ha dato vita a tantissimi personaggi che poi sono diventati iconici nel cuore del grande pubblico. Di recente ricorderemo sicuramente che oltre a prendere parte alle riprese della fiction di successo di Rai 1, che Dio ci aiuti, ha scelto di mettersi alla prova lanciandosi nella sfida inedita e complicata del ballo. Infatti è stata una delle concorrenti di Mille Carlucci a Ballando con le Stelle, bella sfida direi. Lì il pubblico ha imparato ad apprezzare ulteriori lati della sua personalità e anche doti artistiche e umane. Valeria è stata innamorata per tutta la vita di Tata Giacobetti. I due sono stati insieme appunto tutta la vita e dal loro amore è nata anche la loro figlia Giorgia. Il loro purtroppo è stato un matrimonio finito quando la vita ha scelto di portarle via Giacobetti, morto di infarto. L'altro suo grande dolore, veramente un dolore che nessuna madre dovrebbe mai provare, è stata la perdita di un figlio. Valeria Fabrizi qualche tempo fa in un'intervista aveva confidato di aver perso il suo bambino dopo un mese di vita, quindi un grande strazio, un grande dolore. Il suo nome era Alberto ed era scomparso a causa di una crisi cardiaca. Però i lati curiosi e divertenti sono quelli che ci interessano sempre di più dei nostri artisti, quindi guardiamo magari qualcosa legato alla sua carriera, che nonostante ora sia una famosissima attrice che ha dato il volto alla sua ora, nel 76 ha posato senza vestiti.
E lo ha fatto per la rivista più famosa, ovvero Playboy. La sua bellezza però non è stata soltanto notata dai lettori della nota rivista, ma anche in tutto il mondo. Basti pensare che ha preso parte a Miss Universo ed è stata classificata al quarto posto, quindi un gran bel piazzamento per la nostra Valeria. L'ultima curiosità riguarda sempre la sua carriera, ma non la sfera di attrice, ma quello che svolgeva prima di diventare famosa. E rimaniamo in casa nostra, però passiamo a un maschietto, a un uomo, un altro compleanno famoso. Lui è Raffaello Tonon, famoso opinionista di diversi programmi TV. Ha cominciato a cambiare la sua voce, questa voce molto potente, all'età di 13 anni. Classe 1979, Raffaello Tonon è nato a Milano. La sua particolarità è dettata appunto dal timbro profondo della sua voce, tanto che quando era più ragazzo nessuno si capacitava del fatto che la sua voce potesse sembrare quella di un uomo così vecchio, così maturo, così impostato, quando in realtà così non era. Nel 2005 ha preso parte anche come concorrente in un reality show che era La Fattoria, condotto all'epoca da Barbara D'Urso, dove venne soprannominato dai suoi compagni il Conte. Inoltre, a dispetto di qualsiasi previsione, Raffaello Tonon riesce ad aggiudicarsi anche la vittoria del reality. Insomma, noi l'abbiamo visto sempre un po' principino, eccetera, invece vinse quell'edizione della Fattoria, la vinse molto bene, io la ricordo. Subito dopo la vittoria del reality show si radica sempre più in lui la figura da opinionista e contemporaneamente partecipa anche alla realizzazione di un film di Carlo Vanzina. Eccezionale veramente, capitolo secondo. Poi nel 2008 Raffaello Tonon sostituisce Barbara Alberti come opinionista del reality show La Talpa, che all'epoca era condotto da Paola Perego. E contestualmente diviene anche opinionista anche nella quarta edizione della Fattoria. Insomma, lui è abituato a fare l'opinionista, ormai ci ha abituato a questa sua voce e a questi suoi pensieri sempre molto profondi e sempre molto azzeccati. Nel 2010 poi ha preso parte a Ciao Darwin ed è entrato nel cast di Rai 2 Cuore di Mamma. E poi nel 2012 Raffaele ha deciso di partecipare come concorrente ad Avanti un altro e si è fatto ben valere. Però ci sono due curiosità che non tutti sanno del nostro Raffaele. Non tutti sanno che nel 2009 Raffaello Tonon è stato nominato assessore alla comunicazione, legalità e grandi eventi nel comune di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, stupenda città. Tonon però è stato presto sollevato dall'incarico per la sua ovviamente totale assenza, perché da Milano a Trapani la vedo un po' lunga. E poi Raffaello Tonon è consulente presso l'Accademia di Moda di Milano Fashion Update. E poi ricordiamo che ha anche partecipato al Grande Fratello, dove è nata la sua super amicizia che ha ancora oggi dura con Luca Onestini. Tanti, tanti auguri a Raffaello Tonon. E allora ci spostiamo in America, negli Stati Uniti, e ci spostiamo per un altro compleanno super importante, quello di Kamala Harris. La nomina presidenziale di Kamala Harris, la carismatica senatrice eletta il 20 gennaio 2021, è sicuramente una svolta storica che vede al potere per la prima volta una donna di colore. Lei è nata a Oakland da madre indoamericana, immigrata da Chennai e da padre di origine giamaicana, quindi un bellissimo mix la nostra Kamala. Kamala Harris ha studiato alla Howard University e alla Austin College di San Francisco. Il suo DNA grintoso fornisce veramente una lezione di woman power, di potere alle donne che la eleggono di diritto come modello di riferimento e la porta ad essere spesso nel mirino delle attenzioni mediatiche che ogni giorno le dedicano prime pagine di articoli e scavano a fondo sulla sua vita, sia personale sia lavorativa. Kamala Harris è anche la prima donna a indossare principalmente delle comode sneakers durante la campagna elettorale. Insomma, pur sembrando una curiosità, invece non lo è, non è una cosa frivola, perché questo aspetto nasconde in sé una serie di segreti per niente superficiali. Infatti, oltre ad essere diventata la scarpa globalmente più indossata dell'ultimo decennio, quindi ha dettato legge veramente in tutto, la sneaker è profondamente legata al momento storico e culturale attuale, che distrugge i concetti antiquati di formalità. Insomma, la donna non deve portare sempre un tacco 12 per essere super femminile, può esserlo anche con una comoda sneakers. E qui Kamala veramente ha distrutto tutti i canoni di bellezza, secondo chi poi, quindi ha fatto molto molto bene. Le sneakers simboleggiano l'equivalente sartoriale della disponibilità a rimboccarsi le maniche, secondo molti giornalisti che hanno poi ovviamente giudicato e criticato questa scelta.
Kamala si sposa nel 2014 e lo fa con Douglas Emhoff e decide di includere nel nucleo familiare anche le due figlie di lui avute dal precedente matrimonio, quindi una storia di inclusività a tutto tondo. Contrariamente all'uso comune, decide di mantenere il proprio cognome, perché si sa che in America si prende il cognome del marito, e quindi in memoria del padre lei invece tiene questo cognome e lo porta in alto. Ed è la curiosità che è di religione battista. Secondo quanto riportato dal Forbes, il patrimonio si aggira, quindi tanti soldini, intorno ai 5,8 milioni di dollari nel 2019, chissà oggi quanto è cresciuto. E poi la curiosità sul suo nome, perché il nome per volere dei genitori deriva dalla mitologia indonesiana. Kamala in sanscrito significa loto, di un nome alternativo della dea Lakshmi. E insomma, mentre Devi, che è il suo secondo nome, perché ha due nomi, si chiama anche Devi, in sanscrito significa Dea ed è anche il nome della divinità femminile che protegge i villaggi. Quindi due nomi molto importanti. Quindi tanti, tanti auguri a Kamala Harris. Grazie a Barbara Morris e auguri a tutti coloro che oggi compiono gli anni, a voi a casa e non solo ai nostri amici VIP. Adesso andiamo ad ascoltare una bella canzone che ci è stata richiesta da uno di voi, ma vi voglio lasciare nuovamente la nostra linea diretta 392-944-1132 per le vostre richieste musicali, per proporci un quesito o un argomento. Musica. Ritornerai, lo so, ritornerai, e quando tu sarai con me, ritroverai tutte le cose che tu non volevi vedere intorno a te, e scoprirai che nulla è cambiato, che sono restato illuso di sempre. Riderai quel giorno, riderai, ma non potrai lasciarmi più. Ti senti sola con la tua libertà, ed è per questo che tu ritornerai, senti sola con la tua libertà, ed è per questo che tu ritornerai, 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 ritornerai. Andiamo ora dall'Associazione Volontari Ospedalieri di Torino, l'AVO, e precisamente dal presidente Di Gennaro Onofrio. Buongiorno presidente. Buongiorno a voi. Allora, so che c'è una data molto importante di cui vuole parlarci, è così? Certo, certo. Il 24 ottobre è la giornata in cui AVO festeggia la propria giornata nazionale, no?
un evento che quest'anno ha voluto caratterizzare con una presenza dei volontari AVO nelle scuole di ogni ordine e grado. A Torino siamo già presenti, abbiamo iniziato questa settimana con gli studenti delle seconde medie dell'Istituto Casalegno Antonelli. È una bella esperienza perché noi sappiamo che il mondo dei giovani presenta parecchie fragilità e siccome il nostro motto è da sempre vicini alle fragilità, riteniamo con la nostra presenza, con la nostra testimonianza, di poter dire qualcosa a questi ragazzi per sensibilizzarli all'attenzione al prossimo, ai valori della prossimità, della solidarietà, ecco, in un contesto sociale quale quello di oggi, in cui c'è molto bisogno di dare questa E testimonianza. questo, quindi questo, Presidente, è l'obiettivo di questo importante progetto. Come si svilupperà? Sì, ha detto bene, non è un evento legato solo alla giornata nazionale, ma AVO Torino ne ha fatto un progetto che prevede in questo ultimo trimestre dell'anno una nostra presenza nelle medie per sensibilizzare i ragazzi, in particolare all'attenzione verso il mondo degli anziani. Con l'aiuto dei docenti, i ragazzi svilupperanno dei temi, degli elaborati, degli audiovisivi e l'intenzione è quella di far sì che a dicembre possano alcuni di loro personalmente accedere in una RSA e quindi stabilire anche una relazione diretta con gli anziani e sappiamo quanto agli anziani soli nell'RSA questo tipo di contatto, soprattutto con i giovani, possa fare bene. Poi, nella seconda parte dell'anno, nel 2023, saremo di nuovo nelle scuole, in questo istituto, per sensibilizzare i giovani, questi studenti, all'attenzione verso gli altri giovani, verso gli altri ragazzi, perché i fenomeni del bullismo, dell'anoressia, le difficoltà familiari che creano situazioni critiche in famiglia, necessitano di una particolare attenzione. E noi pensiamo di poter, con la nostra presenza, dare dei messaggi utili anche a questo riguardo. E questo sicuramente è molto molto importante. Ma andiamo alla vostra associazione. Le va, Presidente, di Sì. parlarcene un po'? Sì, la nostra associazione nasce negli anni 70 su una ispirazione del professor Longhini, primario in un ospedale milanese, il quale si rende conto che nelle corsie di ospedali, accanto alla presenza del personale sanitario, i medici impegnati in operazioni di carattere professionale, era necessario una presenza amica che potesse essere di conforto al ricoverato o degente in un letto. Era stata proprio la richiesta di un ammalato o di un bicchiere d'acqua che nessuno riusciva a soddisfare, a far chiedere al professore a chi tocca fare questo servizio. Di lì con un gruppo di amici nasce questa disponibilità a essere presenti negli ospedali e ben poco questa idea geniale si sviluppa e nascono tante AVO in tutta Italia. A Torino siamo presenti dal 1981, abbiamo quindi 40 anni di storia e siamo presenti in tutte le principali strutture ospedaliere e anche in 5 RSA. Poi teniamo a Siamo sottolineare, Presidente, diciamolo agli amici a casa, che i vostri servizi sono totalmente gratuiti, è corretto? Totalmente gratuiti e, come ho già accennato, è un servizio particolare. Il nostro non è un volontariato del fare, ma un volontariato dell'esserci. Noi, con la nostra presenza, con la nostra empatia, col nostro ascolto, siamo capaci di instaurare una relazione anche col silenzio, stando vicini all'ammalato, e l'esperienza ci dice che questo fa tanto bene alle persone che si trovano in quella situazione. In quanti siete Aggiungo in che, Piemonte? prego. In quanti siete in Allora, in Piemonte? Piemonte
eravamo fino a qualche anno fa 2200 volontari. Purtroppo la pandemia sta lasciando il segno, perché questi numeri sono destinati ad abbattersi. A Torino eravamo solo 4 anni fa 580, ora penso che col censimento che faremo a fine anno non saremo più di 300. Allora, ma Presidente, secondo me urge un appello, lo vogliamo fare? Magari c'è qualcuno a casa che si vuole unire al vostro, alla vostra associazione, al vostro gruppo? Certo, certo, noi facciamo 2 o 3 corsi base all'anno e sono aperti a tutti dai 18 ai 75 anni. E devo dire però che mentre registro un progressivo calo dei vecchi volontari per vari motivi, anche per questioni di età, oltre che per timori da quello che la pandemia ha causato, devo dire con soddisfazione che ai nostri corsi abbiamo il sold out. Noi facciamo corsi a numero chiuso, non più di 24, proprio perché già dal corso vogliamo instaurare una relazione particolare con i volontari, capire le loro attitudini, capire se veramente hanno una motivazione per questo tipo di volontariato. E come dicevo, è una grande soddisfazione. Adesso stiamo facendo un corso base con 22 partecipanti, ma abbiamo già 15 iscritti per il prossimo corso base di febbraio. Per cui chi ha intenzione di condividere questa esperienza non ha che da telefonare o scrivere ai nostri punti di riferimento, li trovate sul sito di Avo Torino, per iscriversi al corso base di febbraio. Di media quante ore dedica a settimana un volontario? Così magari si rendono conto gli amici se riescono a fare, magari a lavorare e contemporaneamente anche a partecipare, insomma, ad entrare nella certo, è un'informazione essenziale. Il nostro volontariato consta di l'impegno che richiede è di 3 ore alla settimana. E quindi diciamo quindi, fattibile, diciamo, c'è soltanto bisogno, c'è bisogno, solo la voglia sì. Serve, giusto, di entrare nel gruppo e voler aiutare. Noi lo chiamiamo non tempo libero da dedicare al volontariato, ma tempo liberato, nel senso che nel tempo libero uno può fare qualsiasi cosa, nel tempo liberato invece sceglie volontariamente di fare qualcosa per il prossimo. So che state, Presidente, lavorando a molti progetti, io glieli elenco così lei ce li spiega, va bene? State certo. Lavorando ad un progetto percorso di mutuo aiuto per l'elaborazione del lutto, di cosa si tratta esattamente? Ecco, il nostro slogan è da sempre vicini alle fragilità e ci siamo resi conto che l'elaborazione del lutto è un tema molto particolare, anche se la società, la comunità, la stessa pastorale per la salute della diocesi stenta a farsene carico, perché non c'è un'adeguata cultura al riguardo, per cui noi di buon grado, condivisa l'estensione di questa fragilità, ci siamo messi a disposizione, alcuni di noi, alcuni volontari della Pastorale per la Salute, abbiamo fatto un percorso formativo che è durato un anno e a novembre, il 7 novembre, partirà la prima edizione sperimentale di questo percorso, che vuole aiutare attraverso una condivisione di esperienze di persone che hanno avuto un lutto, appunto ad uscire, a elaborare questo lutto, per cui anche se approfitto di questa occasione, se qualcuno volesse partecipare a questo percorso, non ha che da telefonare alla nostra sede e iscriversi a questo percorso che parte il 7 novembre. Poi c'è un altro progetto, il Community Care. Prego? Dicevo, poi c'è anche un altro progetto a cui state lavorando, il Community Care. Un progetto sì, è giusto. Si tratta di questo. Noi con la circoscrizione 3 di Torino abbiamo partorito questo progetto, abbiamo aderito più che altro a questo progetto che prevede un approccio particolare a persone che hanno stato di demenza senile allo stadio iniziale, no? Per cui si è reputato che l'utilizzo di una particolare applicazione che è stata studiata con la guida dei volontari
possa rallentare l'involuzione di questo processo di demenza senile. Per cui siamo già a partire da questo mese di ausilio a questi soggetti opportunamente selezionati e faremo attività presso la circoscrizione 3 e alcuni volontari anche in coppia a domicilio per assistere queste persone nell'utilizzo di questa applicazione. Poi in questo progetto coinvolgerete 10 volontari, giusto? Sì, sono coinvolti 10 volontari. Poi c'è il progetto sono scuola. Numeri... Prego, prego. Sì, dicevo, sono numeri piccoli, ecco, di volontari, perché noi non potendo andare, non potendo riprendere servizio in molti ospedali, stiamo dando appunto a molti volontari l'opportunità di scegliere questi servizi alternativi, che comunque rispondono all'esigenza del nostro slogan di essere vicini alle fragilità. Chiaro. Poi c'è il progetto scuola, uno l'abbiamo già, ne abbiamo già parlato all'inizio, cene solidali, e poi c'è il soggetto, questo mi piace particolarmente, il progetto studenti in corsia. Ecco, questo è un progetto innovativo, sì, per il quale stiamo lavorando con Città della Salute. È un progetto che è stato già collaudato positivamente presso l'ospedale di Novara, il centro universitario, l'ospedale universitario di Novara, e che prevede la possibilità per gli studenti del primo biennio del corso di medicina, iscrivendosi all'AVO e facendo un piccolo percorso formativo, di accedere sì nel primo biennio come volontari nei reparti accanto alle persone ricoverate. Possibilità che non hanno nel primo biennio di corso di studio. Quindi tramite l'AVO chi sceglie questo percorso formativo potrà avere anche dei crediti formativi e potrà sperimentare da subito che cosa significa, non tanto da un punto di vista scientifico, professionale, di conoscenza, di cura, stare vicino al malato, ma soprattutto la relazione empatica che è molto importante, un medico deve saper avere con l'ammalato. Per concludere abbiamo il progetto sostegno telefonico a distanza. Sì, ormai da 2 anni con le problematiche, le esigenze poste dalla pandemia, molte persone si sono trovate a dover soffrire la solitudine. Per cui d'accordo con la consulta per le persone in difficoltà, quindi lavoriamo molto in rete, abbiamo Siete voi a chiamare o sono proprio le persone che chiamano voi? Come funziona? Sono le persone che chiamano voi, opportunamente selezionate, vengono forniti i numeri di alcuni volontari e quindi abbiamo scoperto che anche questo tipo di vicinanza, ancorché a distanza, fa molto bene alle persone, perché poi gradiscono il fatto di dare continuità a questo tipo di relazione e noi continuiamo. Adesso vogliamo svilupparlo anche con l'ospedale Kelliker, che sta studiando il modo per intercettare al proprio interno situazioni di fragilità legate a persone ricoverate nell'ospedale per segnalarcele e quindi successivamente alla dimissione far sì che possano beneficiare di un supporto di un volontario AVO attraverso il mezzo telefonico. Sono molte le persone che vi contattano quotidianamente? Semplicemente per una compagnia, come ci diceva lei prima. Sì, abbiamo, si stabilizzano queste relazioni, però ecco, non sono a numero aperto, sono a numero chiuso. Nel caso della consulta delle persone in difficoltà vengono selezionate perché operare indiscriminatamente in base a una generica disponibilità può creare molti problemi. Invece sono casi opportunamente vagliati per i quali poi la relazione telefonica ha successo. Grazie Presidente per averci fatto conoscere questa realtà veramente interessante. Vogliamo ricordare come fare per contattarvi, per entrare magari come volontari nella vostra associazione AVO? Sì, la nostra sede è in corso Unione Sovietica 220, la nostra mail è info@avotorino.it. Basta, oppure il telefono 011 318
7634. Ecco, attraverso uno di questi mezzi basta segnalare la propria disponibilità a iscriversi al corso base e dopodiché saranno chiamati, faranno un colloquio e mi auguro possano numerosi entrare nella grande famiglia dell'AVO. Ce lo auguriamo tutti. Grazie Presidente, io devo andare in pubblicità. Grazie a voi per questo spazio concessoci. Un caro saluto a tutti. Pubblicità, a tra pochissimo. Ora ampio spazio alla musica con il nostro Paolo Amato. A te la linea. Amici ed amiche, buongiorno. Grazie di aver scelto Vera Mattina. Sono Paolo Amato. Mi prendo un po' di spazio per regalarvi i successi delle classifiche di ieri e di oggi. Intanto, dal 1989, una vera numero uno. Arrivava direttamente dal Brasile, grande successo anche qui nel nostro paese, i Kaoma, quelli di Lambada. Mentre dal 2022, la nuova strepitosa, bellissima canzone di Tiziano Ferro, La vita splendida. Quelli di oggi, Tiziano Ferro dal recente anno corrente 2022, La vita è splendida. Passiamo alle classifiche del 1980, mamma mia,
quanti anni fa. Canzone che però è rimasta nel cuore di tanti e per questo ho scelto io, Paolo Amato, di riproporvela. The Buggles, Video Killed the Radio Star e dall'anno 2022 il nuovo singolo dei Måneskin, si chiama The Loneliest. Di oggi, mentre dal passato abbiamo ascoltato i Buggles. Grazie dello spazio concesso a me, Paolo Amato, qui a Vera Mattina. Alle prossime, amici. Grazie Paolo, ci hai fatto rilassare con tanta buona musica. Adesso è arrivato il momento di guardare insieme un estratto di Passione Verde, programma condotto da Roberto Monteriso, in onda il martedì e giovedì alle 13.45 e alle 19.45. Quindi mi raccomando, amici, carta e penna, segnate questo appuntamento. Saluto i nostri amici di Passione Verde, noi circondati da questo bellissimo colore,
soprattutto, lo vogliamo subito dirvelo, questa è la salvia del Caucaso. Oggi ve la vogliamo raccontare perché tra la bellezza che sprigiona, ma anche il profumo che ha, è davvero una pianta che va per la maggiore per i giardini, perché le abbellisce, ma anche perché ha bisogno di poca cura. Esatto, è una pianta che ha bisogno di poche cure, ha un effetto bellissimo come fioritura, molto prolungata, e profumata, e non c'è da spaventarsi perché si vedono lì dei bombi e delle api sopra, però non sono innocue per le persone, perché quando non sono a casa loro non fanno del male a nessuno. E per di più è profumata e è una pianta che viene usata proprio perché non ha bisogno, non ha particolari esigenze, va bene fare delle bordure nei giardini o anche degli angoli dove uno non vuole avere manutenzione. È un arbusto, quindi una pianta erbacea che d'inverno scompare e poi ricompare in primavera, è sempre più bella, più cespugliata. Come fioritura è molto lunga, anche rustica per il fatto che non patisce il gelo, d'altro non c'è molto da dire su questa pianta. Se non che sprigiona un profumo. Esatto, profumo, e poi io la consiglio anche nei giardini dove magari uno ha poca acqua per bagnare, che a parte il primo anno che vanno tutte bagnate le piante, però poi si arrangia abbastanza da sola come varietà. E questo è un consiglio di Passione Verde. Ce n'è un altro però che vogliamo dare. Quale? Sì. Dove andiamo? La Spirea, un'altra pianta. Allora guarda, vai Mauro, ti seguo. Ok, andiamo a vedere la Spirea. Della Spirea, è un altro arbusto molto rustico, ci sono diverse varietà di Spirea, questa è la Spirea japonica, la Golfleme, questa è la Gulmonde, proprio la vera varietà. La caratteristica è che in primavera presto la foglia giallo oro e poi tende a diventare un po' più sul verde e fiorisce in questo periodo, in questa stagione. È un'altra pianta che si adatta bene un po' a tutti i terreni, vive bene anche fino a una certa altitudine, 1500-1600 metri di altitudine, quindi viene utilizzata molto anche nei giardini di montagna, nei giardini alpini o nei giardini rocciosi. Come questa varietà è una varietà che cresce molto raccolta, molto compatta. Poi ci sono altre varietà che le usano anche per fare delle siepi fiorite, come la Spirea Magnum, che si alza anche di un metro e mezzo, due metri. Queste sono più piante da giardino roccioso. Come la foglia è caduca, diciamo che a ottobre, novembre perde la foglia, poi in primavera, a febbraio, marzo, riparte con la vegetazione. Sì, anche questa, essendo in vaso, la si può piantare in qualsiasi periodo dell'anno. Non ha particolari esigenze di terreno, vive anche nei terreni calcarei, acidi, si adatta un po' bene dappertutto, per quello che io la consiglio anche molto, perché dove uno non ha possibilità di fare la manutenzione o starle dietro, come potature anche non ha particolari esigenze. Però è molto bella, esatto. Senza esigenze, guarda che bel verde, che bel viola, che bel violetto, e insomma insieme si sposano benissimo. Esatto. E poi questa come altezza, questa varietà qua al massimo viene di 50-60 cm e poi si allarga, fa un bel cuscino. Volendo va bene anche per tappezzare delle piccole aree, delle piccole zone. Per gli amici di Passione Verde, un classico per un fiore che combatte contro il caldo, ma c'è, le rose. La rosa è una pianta che non passa mai di moda, una pianta sempre richiesta, e poi il bello è che tutti gli anni mettono in commercio delle nuove varietà.
E adesso la tendenza bella che è quella anche di tirare fuori degli ibridi, selezionare degli ibridi che sono profumati, perché è stato un periodo che vedevi delle rose bellissime però senza profumo. Adesso la tendenza, anche la richiesta del mercato è quella, perché chi la mette nel giardino ha piacere di avere una rosa profumata. Ma si è scelto di non farle profumate a un certo punto? No, perché non hanno puntato su quella, su quell'aspetto, più che altro puntato sull'aspetto della forma del fiore, durata della fioritura, anche perché si usano queste, sono rose atea, la maggior parte, che sono quelle rose da taglio a gambo lungo, le usano anche per fare i mazzi. Allora per il mazzo di fiori la bellezza, magari il bocciolo, hanno puntato più sulla bellezza del bocciolo che sul profumo. Adesso comunque stanno di nuovo mettendo in commercio diverse varietà che sono, hanno anche un buon profumo, infatti la gente le apprezza molto. Da me vengono qua ad acquistarle proprio quando sono fiorite, anche per vedere sia la tonalità del fiore, perché dalle fotografie la tonalità non si vede mai bene, e poi per il profumo, che almeno si rendono conto. Tanto sono piante che oramai, come tutto il resto, si coltivano in vaso e si possono piantare 12 mesi all'anno. Allora, 12 mesi all'anno la nostra rosa nel nostro giardino, e soprattutto ce l'abbiamo lì a portata. Lei poi a maggio rifiorirà. Esatto, il mese proprio più intenso di fioritura è il mese di maggio qua da noi in pianura, a questa latitudine. E poi le rose, la maggior parte delle rose che ci sono adesso, selezionate adesso, sono rifiorenti, quindi rifioriscono non più con un'intensità come quella primaverile, però anche durante l'estate fanno un po' di fiori. Un'altra fioritura un po' più intensa la fanno verso l'autunno, fine settembre, ottobre, novembre, dipende un po' anche dal clima. La bellezza è quella proprio della rosa, anche l'intensità, la tonalità dei colori e dei fiori rende molto di più in primavera che in piena estate, primavera e autunno, perché il calore ovviamente, quando ci sono temperature come queste che sono oltre i 30 gradi, i colori restano un po' più vani, un po' più sbiaditi. Come piantumazione, diciamo che essendo una pianta coltivata in vaso, come si diceva, le piante in vaso si piantano tutto l'anno. E quindi ognuno le può piantare, anche se deve piantarle magari fuori stagione perché non ha avuto tempo a farlo prima per ovvi motivi, la può piantare tranquillamente quando è in piena fioritura. Ecco, dicevamo, meno intensa la fioritura ma del medesimo colore, sì, di quella sempre, precedente. Esatto, sì sì, il colore è sempre quello, il colore. Anche perché poi ogni colore, sappiamo, della rosa ha un significato. Esatto. Quindi potete scegliervi anche quello che preferite. Esatto. In base se una per la dolce metà, esatto. Insomma, potete produrvi voi le rose che voi intendete regalare. Esatto, esatto, soprattutto le signore quando vengono qua a sceglierle hanno particolari esigenze col colore, profumo. E adesso grazie a queste nuove selezioni che hanno fatto, abbiamo rose rifiorenti, profumate. E con dei bei colori, belle tonalità, screziate, così di diversi colori, c'è una bella assortimento, una vasta scelta. L'unica cosa che non riusciamo a fare a casa, per voi a casa, è farvi sentire il profumo. Ma vi assicuriamo che c'è, venite, scegliete il colore e anche il profumo. E proprio a proposito di rose, so che volevi farci conoscere qualcosa di veramente particolare, queste. Queste sono le rose Babylon, è poco tempo che sono in commercio, sono delle pogliante paesaggistiche, non sono ovviamente da taglio, fanno il fiore classici 5 petali, semplice, però hanno una fioritura che è spettacolare, sono bicolori, ce ne sono diverse varietà ed è una rosa che consiglio molto da giardino perché fiorisce moltissimo, anche adesso. Come si può notare, rispetto alle altre è ancora molto fiorita, quindi è una pianta consigliabile, rustica, non ha grossi problemi anche di malattie come la ticcolatura o il mal bianco, l'oidio, si adatta bene un po' a tutti i terreni, sono quelle rose che proprio selezioni che hanno studiato apposta per
che diano meno lavoro nei giardini. Appuntatevi questo nome, Rose Babylon. E allora l'universo rose che noi riaffronteremo e ci immergeremo nei suoi colori sia verso settembre ma anche a maggio, noi abbiamo voluto anche d'estate sbirciare un po' questo universo dandovi anche questa chicca delle Babylon. Termina qui questa puntata di Passione Verde, ma ci vediamo nel prossimo viaggio. Amici, vi ricordo quindi l'appuntamento con Passione Verde il martedì e il giovedì alle 13.45 e alle 19.45. Io adesso devo andare in pubblicità, ma poi tornerò perché mi collegherò con il direttore Danilo Poggio, parleremo della visita del Papa ad Asti e poi sarà con noi un personaggio che non vi voglio svelare di più, che a breve partirà con una trasmissione davvero divertente. Quindi rimanete qui. Amici, siamo tornati, vi do subito una notizia davvero interessante. Il Papa andrà in visita ad Asti per il compleanno di una cugina che compie 90 anni. Quindi adesso andiamo a scoprirne di più con il nostro direttore Danilo Poggio. Danilo, a te la linea. Buongiorno Ludovica, buongiorno a Vera Mattina. Sì, la notizia è stata ufficializzata ieri in contemporanea, come avviene in questi casi, nella diocesi dove avviene la visita del Papa, in questo caso Asti, e dall'altra parte la sala stampa vaticana, naturalmente. Ieri è stata ufficializzata quindi questa, che era una notizia inaspettata, ma comunque molto molto desiderata, perché ad Asti, sostanzialmente fin dall'elezione di Papa Francesco, quando è stato ufficializzato il nome del Papa ed era uscito fuori che il Papa aveva dei nonni che erano piemontesi sostanzialmente, e allora proprio in quel momento c'è stata una grande felicità da parte dei piemontesi, dagli astigiani in modo particolare, hanno detto beh, a un certo punto verrà a trovarci. Ci è voluto qualche anno, pensa che nel frattempo si era creato addirittura un comitato vero e proprio per sostenere la visita del Papa, addirittura lo leggo nel 2013 si era costituito questo comitato presieduto da Guido Sodano con tanti altri personaggi dell'Asti istituzionale, eccetera. Più volte aveva fatto arrivare messaggi al pontefice per invitarlo appunto nella sua città. In realtà i suoi avi erano di Porta Comaro, che è proprio una piccola frazione subito fuori dalla città di Asti. Peraltro è un altro dei legami con il nostro Piemonte, è proprio il rapporto addirittura con il vino grignolino, che è un vino caratteristico naturalmente del Monferrato, ma pare che sia il vino preferito da Papa Francesco, per cui ci sono addirittura dei vigneti che in qualche modo a lui si ispirano. Comunque, che cosa farà il Papa? Beh, arriverà sabato 19 novembre, come dicevi tu, in occasione del 90° compleanno di questa sua cugina, una cugina che aveva già incontrato nel corso della visita in Piemonte precedente, quando era stato però a Torino e non ad Asti, e quindi verrà in una visita riservata per incontrare i suoi familiari. Poi, il giorno dopo, domenica 20 novembre, solennità di Cristo Re, il Santo Padre presiderà l'Eucaristia alle 11 nella Cattedrale di Asti, proprio per incontrare tutta la comunità diocesana e insomma in qualche modo festeggiare la sua presenza astigiana, questo suo ritorno in qualche modo, come dice il titolo, nella sua Asti, in qualche modo a casa. Ci sta passando proprio in questo momento, mi prendo parte della diretta sta passando la macchina del tempo, sentirete il rumore. Comunque continuiamo con questo discorso relativo alla sua visita. E qui c'è grande fermento, perché alla fine il Vescovo l'aveva preparato già da tempo questo momento di incontro. Però chiaramente da cosa è preparato, una cosa per arrivare alla concretezza dell'incontro stesso. Quindi c'è grande fermento, sentiremo nelle prossime.
prossimi giorni sicuramente il vescovo di Asti per farci raccontare qualche cosa di più, ma fino a ieri c'era il più stretto riservo. A questo punto Asti deve farsi bella, e dubito che già lo sia, ma sicuramente in occasione della visita di un Papa ci sono tutta una serie di misure, così diciamo di bellezza della città, ma anche di sicurezza, che andranno rispettate. Quindi sicuramente sarà un mese piuttosto intenso per Asti. Bisogna anche ricordare a margine che la settimana prima inizieranno anche i mercatini di Natale legati alla manifestazione del Magico Paese di Natale di Govone, che già l'anno scorso l'hanno fatto insieme, e quindi sicuramente Asti tra novembre e dicembre sarà molto molto attiva, molto 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 animata. E vi dico anche che l'ultimo Papa che aveva visitato Asti in precedenza era stato Giovanni Paolo II, e nel settembre del 93, io me lo ricordo, visto in televisione, ero piccolino, invitato dalla diocesi, e Papa Wojtyla aveva incontrato la cittadinanza in piazza San Secondo e le famiglie in cattedrale, poi aveva portato il suo saluto agli oblati di San Giuseppe, agli anziani della casa di riposo, aveva celebrato una grande messa in piazza del Campo, in piazza Campo del Paglio, per la beatificazione di Giuseppe Marello, fondatore dei Giuseppini, e dopo la recita dell'Angelus aveva incontrato i giovani, come faceva Wojtyla, e al palazzetto dello sport, ed era andato fino a Isola d'Asti, paese natale di Angelo Sodano, prima di partire. Questa però era l'ultima visita, era del 93. Nel frattempo è passato un sacco di tempo, e vedere Papa Francesco arrivare ad Asti sicuramente sarà una grande emozione per tutto il Piemonte. L'ultima volta era stato, vi dicevo, in Piemonte, ma a Torino qualche anno fa, ecco, ma nel 2015 per essere preciso, dove aveva incontrato in visita privata alcuni suoi parenti che però erano venuti a Torino. Adesso invece sarà lui a andare a trovare direttamente ad Asti. Grazie direttore. Adesso cambiamo argomento, perché come potete vedere è venuto a trovarci nei nostri studi un artista a 360 gradi, un comico, cantautore popolare, produttore artistico e televisivo, tale scout, ma soprattutto un amico della nostra emittente, sì. Stefano Tisi, benvenuto. Buongiorno, grazie, sono emozionato per quello che succederà, sia per la mia presenza qui, per quello che succederà stasera su questi teleschermi. Inizia infatti una nuova avventura televisiva. Esatto. Io quest'anno festeggio 20 anni che faccio spettacolo in piazza, ma festeggio anche 18 anni che faccio televisioni, sia locali che nazionali. E li festeggio qui, su GRP, in questi studi, con un nuovo programma dal titolo Musica Maestro. Io ho sempre fatto musica e spettacolo, e quale titolo più azzeccato per tornare in questi territori con la televisione. Come mai hai deciso di realizzare, di produrre un programma così? L'idea di dedicare ampio spazio soprattutto alle orchestre, che sono una grande realtà non solo nel nostro territorio ma in tutta Italia. Assolutamente sì, l'orchestra è quella che la sera ci fa divertire d'estate in piazza, nei locali, anche in inverno, nelle balere, è quella che ci fa ricordare, ci fa emozionare con le canzoni del passato, del presente. Perché ho voluto fare questa trasmissione? Diciamo che è stato un desiderio soprattutto dell'editore, che saluto, il dottor Bachisio Ledda. È un po' che stiamo cercando di farla, di organizzarla. Poi c'è stata la pandemia, insomma c'è stato tutto sto casino che è successo in tutto il mondo. E adesso ci proviamo, anzi la facciamo, non ci proviamo. No, ma sarà sicuramente un successo, perché gli amici che ci seguono, la musica piace tanto, noi ne siamo certi. Ma non che piace? Musica, maestro, ma che musica, maestro, come diceva la celebre canzone, perché questa è la musica del popolo, la musica popolare, ci sarà anche un po' di folklore, quindi che con bello. Una fisarmonia, con l'organetto, e non dimentichiamo i grandi successi degli anni passati, con le orchestre, con i gruppi, con le band che si esibiranno in studio. Quindi non sarà la solita rubrica, come fanno in tanti, di mettere i videoclip delle orchestre, ma si esibiranno qui dal vivo, amici, così, dal vivo. Ma vogliamo far vedere gli amici a casa, giusto un'anteprima di quello che succederà il giovedì qui nei nostri studi? Vai. Siamo da giovedì 20 ottobre, dalle 20:30, due ore di spensieratezza con Musica Maestro. Finalmente la trasmissione dedicata alla bella musica italiana, alla musica popolare e anche a quella internazionale.
Quindi mettetevi comodi che sta per iniziare Musica Maestro il giovedì qui su Vera TV. Stefano, sì. Abbiamo anche un demo proprio sul di Musica sì, Maestro sì, che parte... ci tieni particolarmente a far vedere. Beh, quindi... Già abbiamo capito già, ecco. Dal promo che sia per Vera TV che per Beh. GRP assolutamente, ma abbiamo anche una demo di insomma di niente belle, male, niente belle male. Suonate, una piccola chicca allora, un'anteprima. Allora facciamole vedere, facciamo sì, vedere sì, questa dai, demo. Dai. De amor, de batte il corazón. Scusa che fa sonnambola che sta bambola ne che fa tutte sere per coppa all'astro che vena al lume ci appassi già. Lo diciamo insieme? Musica Maestro! Eh sì, Musica Maestro, un programma tutto da ascoltare ma anche da ballare, Stefano. Assolutamente sì, è dedicata più che altro agli amanti del ballo e chi non può ballare, chi non va più a ballare, comodamente da casa si può gustare questi strumenti, queste fisarmoniche, queste chitarre. Ma possono ballare anche a casa, perché no? Si alzano dalla poltrona, esatto, dalla fate sedia. Un po' di spazio, fate un po' di spazio. Le sedie e i tavolini e ballate da casa, come ti stavo dicendo prima, una cosa che... si faceva anche quando c'era il lockdown, no? Facciamo questa cosa. Assolutamente sì, balconi, cucine, salotti, abbiamo fatto quello, abbiamo fatto. Quindi in prima serata, alle 20.30, il giovedì, succederà questo almeno fino a Natale. Poi vediamo. Diciamo che sono già tante, ecco qua, questi sono i primi ospiti che stasera saranno con noi in studio. Avete già visto che lo studio si trasformerà in una vera e propria sala da ballo, in un vero e proprio locale. Avremo Luca Bachetti, che è un grande a livello nazionale, Massimo Lolli, Vincenzo Macchiati, da Orvieto l'orchestra Gatto Matto Band e poi nelle altre puntate tanti altri. Avremo anche nomi importanti del panorama delle orchestre, insomma... si trasformerà tutto, la vostra casa, il nostro studio si trasformerà in una sala da ballo, in una festa di piazza, perché no? Ci siamo riusciti ad incanalare questo progetto, come ti stavo accennando prima, dopo diversi anni, dopo tanto tempo, anche perché non è facile, perché questo è un settore che ha subito fortemente la crisi durante la pandemia, si sta riprendendo piano piano e noi che facciamo televisione è captiamo doveroso... gli artisti, li portiamo tutti qui sul nostro palchetto di GRP qua, porca miseria, qui nel non ci lasciamo palco. Sfuggire nessuno amici, quindi io devo chiudere, vi ricordo l'appuntamento stasera alle 20.30 con Musica Maestro. Non grazie mancate. Stefano Tisi per essere stato con noi e grazie a tutti voi che ci seguite sempre, siete sempre numerosissimi, vi ricordo l'appuntamento alle 13 con il nostro TG, poi mi raccomando rimanete sempre qui, non cambiate mai canale, rimanete sempre con noi, buon proseguimento di giornata.